Prosegue in Toscana la campagna di vaccinazione contro il Covid-19, un banco di prova per il sistema organizzativo della sanità regionale. I consiglieri regionali della Toscana fanno il punto sul piano vaccinale. Ma mi pare che i numeri parlino da sé, la strategia, la regione toscana è quella che ha già usato più vaccini rispetto alle altre regioni, in proporzione ovviamente a quanti ne sono stati consegnati. Mi pare che stia procedendo in maniera ordinata e che, anzi, la struttura regionale sarebbe in grado di fare ulteriori vaccinazioni. Il problema sono le quantità che arrivano. Comunque, insomma, mi pare che stia andando molto bene. L'assessorato sta già lavorando alla seconda fase, quella che è ancora più impegnativa, dove si andrà a vaccinare gli ottantenni, i malati cronici, quindi ci sarà la necessità anche di un reclutamento delle persone un pochino più attente, visto che le persone anziane magari sono meno avvezze all'uso della tecnologia. Comunque, insomma, la Toscana per ora mi pare stia rispondendo molto bene, anche l'Italia, visto che è il paese in Europa che sta vaccinando di più, tranne la Danimarca, ma la Danimarca ha 5 milioni di abitanti, insomma, quasi poco più della Toscana, quindi non fa test. Allora, io spero che si incrementi il numero di vaccini che andremo a effettuare, perché di questo passo ci vorranno 3 anni allorché tutta la popolazione o almeno una grossa percentuale della popolazione sia coperta. Ovviamente dipende dal numero di vaccini messi a disposizione dal governo, a cui non possiamo certo additare la colpa alla regione toscana. Mi auspico che nei prossimi giorni il presidente Giani e l'assessore Bezzini vengano a relazionare in Consiglio regionale sulla campagna vaccinale, perché a dicembre in Consiglio regionale abbiamo scoperto che in pratica erano abbastanza indietro, quindi spero che abbiano recuperato. Vedendo i dati comparsi sui giornali, pare di sì. Anche se, devo dire la verità, mi sembrava che si fossero dimenticati dei medici di famiglia e delle unità USCA, tant'è che ho fatto un'interrogazione che troverà risposta, spero, nel prossimo Consiglio regionale di martedì 12. Da quello che apprendiamo, ora attendiamo le comunicazioni ufficiali della Giunta, che dovrebbero arrivare già martedì, delle notizie in più rispetto a quello che sappiamo ad oggi. Non pienamente soddisfatto, perché da quello che ho capito la Toscana sta andando un po' a rilento, non per colpa nostra, ma per quanto, a quanto pare la Toscana sarebbe più pronta di quante dosi stanno arrivando, quindi non ci può essere soddisfazione se dobbiamo andare con la macchina a giri ridotti perché mancano le dosi di vaccino. E ovviamente questo non è un problema solo toscano, ma è un problema nazionale. E tutti i giorni leggiamo e sentiamo di annunci roboanti, di numeri incredibili di dosi che starebbero arrivando nel nostro paese, ma poi in realtà io mi limito a commentare quello che sento dire dal nostro governatore, che dice che la Toscana sta andando a giri ridotti perché non potrebbe somministrare molte più dosi di quanti ne sta somministrando. Ma la strategia della regione è efficace? La strategia della regione, se è efficace, sinceramente non lo so, perché non ho capito quale sia, visto che quando in aula abbiamo chiesto di vedere il piano vaccinale avevamo da una parte la maggioranza, quindi il Partito Democratico, che chiedeva di relazionare sul piano vaccinale, dall'altra la Giunta che diceva di avere già il piano vaccinale. Quindi noi non l'abbiamo visto. La strategia mi sembra sia per adesso quella nazionale, quella di iniziare dal comparto medico, dal comparto sanitario, su cui siamo tutti d'accordo. Il piano poi dettagliato della Regione Toscana, sinceramente, secondo me, io continuo a sostenere che non ci sia ancora nel dettaglio. Ripeto, martedì prossimo avremo in aula l'assessore Bezzini, abbiamo spostato addirittura il Consiglio regionale, doveva essere mercoledì, lo facciamo martedì per ascoltarlo proprio sul tema del piano vaccinale e dei vaccini. Per adesso mi sembra se stiamo navigando abbastanza al buio, cioè limitandosi a quelle che sono le direttive nazionali. Speriamo di sbagliarci, ovviamente, che la Toscana sia già dotata di un
precisissimo piano vaccinale, ma io temo che ancora ci siano delle lacune. Per adesso direi che sta procedendo in modo accettabile, ci sono ancora alcune lacune, ad esempio è di oggi la notizia che i medici del 118 non sono, diciamo, stati inseriti tra quelle categorie di vaccinazione prioritaria. C'è la campagna nell'RSA, si sta cercando di coprire il maggior numero tra operatori sanitari ma anche tra la popolazione di persone. Dobbiamo far sì che questa campagna di vaccinazione funzioni, perché è indispensabile riuscire a contenere questa pandemia che sta determinando effetti economici e sociali veramente devastanti. Quindi grande senso di responsabilità e certamente ogni sforzo va fatto per coprire il maggior numero di persone, anche a livello territoriale. La Toscana, come ha dichiarato il governatore della regione Eugenio Giani, era pronta a riaprire dal 7 gennaio anche le scuole superiori, con un programma varato dalla regione per un rientro in sicurezza. Tra i punti principali, un piano di trasporti mirato, ma il Consiglio dei Ministri ha deciso di far slittare la data a lunedì 11 gennaio e la Toscana si è adeguata alle scelte del governo. Sentiamo cosa ne pensano i consiglieri regionali. Diciamo, la Toscana aveva fatto un grande lavoro di messa a sistema di tutte le criticità legate alla scuola, cioè soprattutto quelle legate al trasporto, con un piano rivisto dall'assessore Baccelli provincia per provincia, con l'individuazione di soggetti alle principali fermate dove ci potevano essere degli assembramenti dei ragazzi. Insomma, il piano è pronto per essere implementato. Tra l'altro faremo a breve una commissione congiunta con le commissioni quarta e quinta proprio sul riavvio della scuola, perché insomma vorremmo mettere in evidenza tutto questo. Ovviamente non mi sento neanche di criticare le scelte del governo, perché le decisioni sulla riapertura della scuola sono sempre ovviamente complicate da un'epidemia che c'è il pericolo che possa tornare a salire. Però la ritengo oggettivamente una priorità, perché i ragazzi, gli adolescenti in particolar modo, sono quelli che stanno pagando di più, sono quelli paradossalmente meno esposti a rischi da malattia, e però sono quelli che stanno pagando di più queste limitazioni. Quindi è giusto che il paese faccia un passo avanti con la riapertura delle scuole il prima possibile. Voi quindi come vi eravate organizzati e qual è a grandi linee il programma varato dalla regione per un rientro in classe in sicurezza? Intanto già quest'estate le scuole avevano lavorato per i distanziamenti, per gli accessi in classe corretti, e tant'è che gli studi ci dicono che le scuole, cioè la permanenza dei ragazzi dentro la scuola, non è quello luogo dove avviene il contagio. Più pericoloso è l'accesso alla scuola, quindi l'uso dei mezzi pubblici, il momento in cui si aggregano i ragazzi nell'andare o nell'uscire da scuola. E su questo, appunto, ripeto, nei mesi da ottobre a ora l'assessore Baccelli ha fatto uno straordinario lavoro di individuazione di mezzi pubblici in più. I mezzi pubblici erano stati individuati anche durante l'estate, e poi anche di una maggiore gestione delle principali fermate dove si aggregano i ragazzi. Quindi il piano per ridurre oggettivamente i contagi nell'andare, nel permanere a scuola è pronto. Ecco, non mi pare che da questo ci possa essere un grave aumento dei contagi nella nostra regione. Quindi noi siamo perché la scuola riapra il prima possibile in presenza. Io penso che ci sia una confusione politica evidente. La Toscana era pronta a riaprire, forse c'è stata una fuga in avanti di troppo del nostro presidente, quando poi, come spesso capita alla Toscana e al nostro presidente, è quello poi di essere smentiti dai provvedimenti governativi. Quindi mi sembra che anche nella scuola, insomma, si sia fatto piuttosto confusione. Il bello è che questa confusione viene da, come dire, membri del partito di governo toscano e del partito di governo a Roma. Sembra quasi che ci sia uno scollamento totale. Non è una polemica politica né a se stessa, la questione è che la scuola è una priorità, la scuola deve riaprire, la scuola deve essere in presenza. Ieri gli studenti del liceo Galileo a Firenze
protestavano proprio perché la didattica a distanza non è uno strumento che può consentire di portare avanti un anno scolastico nel pieno di quello che deve essere l'esperienza scolastica, per l'appunto, ecco, la Regione Toscana è stata fermata dal suo stesso governo in questo, quindi grande confusione a scapito degli studenti. E invece del programma varato dalla Regione per un rientro in sicurezza, che ne pensa? Ma su questo aspetto il prossimo Consiglio regionale. Abbiamo presentato come gruppo consigliare due atti dove chiediamo appunto alla Giunta di riferire sia per quanto riguarda il trasporto pubblico sia per quanto riguarda proprio le riaperture in sicurezza. Quindi attendiamo di avere aggiornamenti da parte della Giunta su questi interventi. Quindi ancora anche qui ci sembra una grande incognita. Attendiamo l'11 di gennaio e vedremo nella pratica cosa succederà. Di certo, ecco, l'augurio è che tutto funzioni al meglio, non come a ottobre, per non vedersi costretti a intervenire con nuove chiusure o ancora peggio a non avere, diciamo, il trasporto pubblico locale attrezzato in modo adeguato. Allora, io sono molto contenta che la Regione Toscana fosse pronta, mi duole dirlo, ma mi è dispiaciuto moltissimo che il governo abbia rimandato la ripresa delle lezioni anche per i ragazzi delle superiori, perché è necessario farli tornare in classe. La scuola non è focolaio di contagio, è stato dimostrato, tant'è ci arriva chiunque. Se la scuola fosse stato un focolaio, allora avremmo dovuto avere una diminuzione dei contagi, cosa che non è successa nemmeno stando tutti in lockdown durante le feste di Natale. Quindi non è assolutamente colpa della scuola se aumentano i contagi o non si fermano. Quindi non è accolto troppo favorevolmente la decisione del governo di rinviare, no. Ma dell'organizzazione della regione che ne pensa per il ritorno in classe? Venga, vediamo. Io do sempre molto credito alle buone intenzioni, però poi misuro i fatti. Siccome sono rimasta bruciata con settembre, con la ripresa della pandemia e del contagio, perché era stato sottovalutato il rischio, ora voglio vedere che cosa viene fatto. Fattivamente, il presidente Gianni ha detto che era pronto, sono molto contenta, vediamo cosa succede l'11, perché capisco che non sia facile organizzare tutto in una situazione così drammatica come quella che stiamo vivendo ormai da molti mesi. Però insomma ora non siamo più nemmeno tanto impreparati, perché sappiamo quello che dobbiamo affrontare e cosa fare. Quindi qui c'è un problema di fondo che è un po' si ricollega, se vi ricordate, agli annunci del governatore Gianni: siamo in zona gialla, siamo in zona arancione, e poi non eravamo mai nella zona dove lui annunciava di essere. Io temo che questo sia un grosso, forse il principale punto di debolezza del governatore Gianni in questi primi mesi del suo mandato, quello di capire che oggi lui non è più un cittadino qualunque, lui è il governatore della Regione Toscana e non può, per magari per inseguire il sindaco di Firenze che aveva annunciato qualche settimana fa che Firenze e la Toscana sarebbero state pronte a tornare in presenza anche le scuole superiori dal 7 di gennaio, per inseguire quel tipo di dichiarazioni lì, annunciare e dire la Toscana è pronta a tornare in presenza il 7 di gennaio e poi lasciare migliaia di ragazzi che fino al 6 sera non sapevano se la mattina successiva avrebbero dovuto prendere l'autobus per tornare a scuola o ritirar fuori il tablet dal cassetto per tornare in DAD. Il presidente Gianni oggi è il presidente di una regione. Se lui ritiene, come ritiene, che la Toscana sia pronta a tornare in presenza, abbia ogni tanto anche il coraggio di forzare con il governo nazionale. Io capisco che sia combattuto da una parte dal voler dimostrare che la Toscana è capace, cioè una regione pronta, è una regione strutturalmente all'altezza
della situazione e dall'altra quella di non voler attaccare troppo il governo del suo stesso partito. Però questo lo possono fare all'interno delle loro diatribe di partito, non quando c'è di mezzo un'istituzione importante come la scuola. Se Gianni pensava che la Toscana fosse pronta a tornare il 7 di gennaio in presenza, doveva avere il coraggio di fare un'ordinanza. Poi il governo poteva impugnarla, si poteva aprire una diatriba, ma lui doveva mettere nero su bianco un atto in cui riconvocava i ragazzi nelle scuole superiori in presenza il 7 mattina. Poi si apriva un'altra discussione col governo, ma non annunciare noi siamo pronti e poi accettare roba ridicola tipo il 7 no, l'11 sì. Vabbè, questo poi è un altro tema. Mi sembra a me che non abbia ancora ben capito il governatore che oggi lui non può fare annunci come un cittadino normale o speranze come un cittadino normale. Lui è il governatore di una regione. Ma del programma invece della regione per un rientro in sicurezza, che ne pensa? A me fa paura i trasporti, l'ho sempre detto, continuo a dirlo, è la situazione che mi fa più paura. Siamo stati anche da questo punto di vista tranquillizzati dall'arrivo di nuovi autobus, di accordi con i privati, che noi abbiamo sempre caldeggiato. Speriamo, lo dico più da cittadino che da consigliere regionale, perché secondo me il vero problema è quello. Io spero di non vedere mai più quelle scene che abbiamo visto anche prima delle vacanze di Natale, prima della zona rossa, prima di inizio dicembre, quando i ragazzi uscivano in orari diversi, da cancelli diversi delle scuole, da ali diverse degli istituti, e poi salivano sul tram o in autobus affollati, pigiati, spalla contro spalla. Io utilizzo i mezzi pubblici a Firenze e sono strapieni ogni mattina, non esiste il distanziamento, non esiste il rispetto delle distanze di sicurezza sui mezzi pubblici, quindi inutile fare le campagne, tenere i ragazzi a scuola con la mascherina per andare in bagno, distanziati nei banchi, se poi stanno affollati sui mezzi pubblici. La vera battaglia è lì. Gianni continua a dire di essere organizzato anche per questo aspetto e per questo problema. Speriamo di verificarlo presto, perché vorrebbe dire che i ragazzi sono tornati a scuola.